Bonjour, benvenuti in questa nuovissima collaborazione con la The Sim Squad. Come sempre vi lascio in descrizione il link dei canali delle altre ragazze e la mia collaborazione sarà piuttosto grinciosa, direi. A Natale penso che non poteva mancare il Grinch, quindi ho pensato di creare il Grinch e ho iniziato a creare il Grinch utilizzando The Sims 4, soltanto The Sims 4, e ho cercato anche su internet qualche cosa che riguardasse appunto il Grinch. Ho trovato una maschera che avesse praticamente lo stesso volto del Grinch, però era più un ni che un si, quindi non l'ho messa. Gli outfit che ho messo sono outfit molto grinciosi. Una camicia rosa con delle bretelle e dei pantaloncini sono molto grinciosi, almeno credo e spero. Tra i tratti che gli ho messo il tratto sciatto, perché dove lui viveva arrivava tipo l'immondizia, diciamo, lo scarto della popolazione di chi non so. Gli ho messo il tratto pigro perché lui non faceva niente, anzi ordinava tutto a Max di cercare le cose, di portare le cose. Però nonostante tutto lui era un genio perché ha creato tipo la slitta di Babbo Natale per riportare i regali e gli addobbi. Ma allo stesso tempo il Grinch era anche molto forte, infatti ho voluto creare questa pancia verso il basso che sta ad indicare la sua pigrizia. Ma allo stesso tempo ho cercato di accentuare i suoi muscoli, appunto, che stanno ad indicare la sua fortezza. Max è il cane del Grinch. Una particolarità di Max è che voi tutti pensate che Max sia un maschio, ma in realtà Max era un cane femmina. In The Sims 4 l'ho creato di razza grande. Tra tante razze che ci sono in The Sims 4 ho scelto la razza Leviero perché ritengo che abbia più o meno le stesse caratteristiche di Max, quindi questi peletti sul viso, queste orecchie lunghe. Gli ho messo il tratto giocoso perché verso la fine del film fa vedere che fa tipo un party natalizio e che inizia a ballare. Diciamo che si era stufato ad essere Grinch, voleva ballare anche lui al Natale. E in testa, anziché mettergli le corna da renna, gli ho messo le corna da unicorno. Penso che vada bene, giusto? Cindy Lou è questa bambina dolcissima che ha fatto sciogliere anche il cuore, anzi il piccolo cuoricino del Grinch. Anzi, diciamo che ha fatto aumentare il cuoricino del Grinch. Ma in The Sims 3 l'essere più dolce sono i bebè. Quindi ho creato Cindy Lou sotto forma di bebè, anche se comunque nel film lei sapesse leggere e scrivere. La mia indecisione è caduta sul colore dei capelli perché non sapevo se metterle un biondo chiaro o un biondo più vivace, anche perché nel film i suoi capelli sono più su un biondo chiaro misto tra un castano chiaro, quindi alla fine gli ho messo un biondo più acceso. E infine ho creato Martha May. Martha May è la ragazza che fin da bambina aveva una cotta per il Grinch, anche se il Grinch forse non se ne era mai accorto, mi sa di no. Anche su di lei ero molto indecisa sul colore dei capelli, alla fine le ho messo un rosso molto chiaro. Lei è egocentrica e ambiziosa, le piace mostrare le sue decorazioni natalizie che sono molto sgarcianti e alquanto strane. Ma allo stesso tempo l'ho resa anche romantica perché appunto ha questa cotta per il Grinch. Spero che questi personaggi vi piacciono, fatemi sapere cosa ne pensate. Io vi auguro buon Natale, un buon anno nuovo e niente, noi ci vediamo in un prossimo video.